Ciao! Controllo sempre se partono il video. Allora, primo aprile, video dei preferiti del mese. Preferiti, no, scusate, dei più usati del mese di marzo. Iniziamo subito. Capelli bianchi. Sì, iniziamo dalle cose più generiche. Allora, come struccante occhi, questo qui di Alterra. Ehi. Che mi scivola. Ah, sì, ho appena finito di lavare i piatti e ho lo smalto distrutto. Però voglio fare subito questo video perché poi devo andare dal tecnico, poi a prendere mio fratello all'aeroporto, quindi voglio farlo subito. E vi beccate lo smalto distrutto. Quindi questo qui di Alterra, favoloso, 100 ml per 1,99 euro. Se capitate, l'ho comprato da Alterra, l'ho comprato da Rossmann. Credo, sì. È buonissimo, lo provo tantissimo. E invece quell'altra marca, al verde, si compra da DM. Insomma, io l'ho preso in Germania, fantastico. Non so cosa farò quando finirà, anche perché non si vede il livello dov'è. Comunque, fantastico quello struccante. Poi, per il viso, io per struccare il viso faccio direttamente un lavaggio con latte e tonico insieme, con il 2 in 1. E è questo qui del mese passato di Clinianz. Sto usando questo, sono arrivata fino a qua. Devo dire che c'è stata qualche sera che sono andata a letto toccata. Sì, l'ho fatto. Cosa non si deve fare, ma l'ho fatto. E poi, per quanto riguarda i capelli, il balsamo è uno del Mercadona, di un supermercato. Vedo l'ora che finisce. Perché non balsamo, non malaccio. Shampoo, uso questo. Questo qui. Si vede? È della Caviar Clinical, no, è d'Alterna, la linea Caviar Clinical, controllo per la forfora, shampoo controllo forfora, è terribile sto shampoo. Allora, qui c'è scritto tested, not for resale, perché già l'ho detto, mi sa, nell'altro video, che comunque la ragazza che gestisce Sofession è lei che era in contatto con i PR, e praticamente una volta avevano mandato mega paccone, ci siamo ritrovate tutte quante ad avere un tipo diverso di capelli, e tutte le nostre tipologie di capelli era rispecchiata nei campioni che le avevano mandato. Quindi a me è toccato quello della forfara, perché ogni tanto ne esce fuori. È terribile questo shampoo. Cioè, io ho i capelli, la cute è normale, le punte sono secche, ma la cute è normale. E ogni 2 giorni mi devo fare lo shampoo perché me li sporca tantissimo, e già appena puliti mi esce la forfra. Quindi per me non sta andando affatto bene. Non so come fare per poterlo finire, perché ce n'è un bel po'. Mi pare che sia fino a qua, e l'ho usato, lo uso, non mi piace proprio. Vabbè. Poi, per diciamo lo styling, vedete che io styling non ne faccio assolutamente, questi due prodotti, io prima ho usato questo, poi comunque questo prodotto che è arrivato a metà lo finirò, ma a parte che non so più se sia in commercio, però non lo ricomprerò perché mi sento i capelli stopposi. Quindi no. E sono. Questo io lo amo e adoro. Viene 15 euro questo. Sono 150 ml. Si compra da parrucchieri normalmente. Ed è fantastico. È bellissimo. Mi fa un effetto, mi rende i capelli. Mi piace veramente tanto. Poi, passando al trucco, la prima settimana del mese ho usato lui. Il Make Up Forever, il Face and Body, che vedete è fino a qua. Bellissimo, lo adoro. Anche per questo ho deciso di vendere alcuni fondi che ho lì intatti. Questa qui, visto che l'ho usata già un po' di più, ho detto va bene, la finisco. E adesso la sto usando. Praticamente la prima settimana ho usato questa di marzo, e poi dalla prima settimana in poi ho sempre usato solamente questa. Questa BB Cream è un po' è un nì, se la stendo con le mani è terribile. L'ho stesa con un pennello. Ed è fantastico perché non si scalda troppo il colore, quindi non sono troppo smoothie. E matcha molto meglio. E non la ricomprerò comunque. Cioè, così, sicuro. Cipria del mese è stata sicuramente lei, Georgia di Benefit, che è una discontinued. Non so se si può vedere che c'è un bel buco osso.
un profumo favoloso. Se non avete mai provato questa cipria, aspettate che la rimettano online e provatela, è fantastica, dà una luce unifica, opacizza, dà una luce, cioè, dà l'aspetto sano, e veramente è la cipria che fa tutto, l'aroma. Poi per le guance, per quanto riguarda le guance, Taj Mahal di Nars, che è arancione praticamente, ecco, questo è il suo colore, è arancione, ho usato veramente poco, cioè praticamente è stato usato durante un mese e mezzo, e guardate, cioè non si vede neanche che sto usando, vedete? Ah, che unghie disastrate. E l'altra metà del mese ho usato questo di MAC, che è un'edizione limitata, non si vede bene, è così il colore. Era un'edizione limitata della Michael qualcosa, Stunner si chiama, è un satin, è favoloso sto blush, ti dà una luminosità e un ti dà una botta di luce spettacolare, bello. Allora aspettate, qua stanno le cose che ho già detto, e di qua no. Allora, poi occhiaie, ho ritirato fuori questo, qui c'è un buco, però non ho usato questa parte. Durante il mese di marzo ho usato la rosa, la parte rosa, come primo step per coprire le occhiaie, come secondo step, non è che ce ne fosse bisogno, però per usare sto coso, capito? E il cover up NW20 di NW20, sono vero? Sì, lo sta scritto così. Del sell cover up di MAC. Dipendendo che cipria uso, ingrigisce o meno. Con Georgia no, con quella dell'Essence della Pure Skin, per esempio, sì. E niente. Cioè, sto cosetto Essence, che vedevo lì. Devo finire. Base occhi sempre lei, è l'Art Deco, sta iniziando a perdere i colpi, ma insomma spero sia arrivata. Mi sto trattenendo molto dal fare un'altra volta la prova della spillata balia, comunque sta perdendo colpi perché magari a fine giornata l'ombretto vedo che non c'è più, cioè che c'è tipo la lume di colore, non c'è l'ombretto vero e proprio, mentre all'inizio sì che c'era l'ombretto vero e proprio. È pure normale, insomma, non so quanti anni so. Qua c'è scritto 24 mesi, questo è più da 2 anni che ce l'ho. Sì, quindi non ti preoccupare, ti giustifico. Ombretti più usati di questa di questo mese provengono da queste due palette Sleek. Dalla Storm e The Original. Si vede il computer. Storm e The Original. Li ho usati un po' tutti. Questa qua della Storm, ho fatto soprattutto trucchi con questi due ho fatto trucchi stile naked, no? Quindi con mi sono sozzata tutta, insomma, molto naturali, anche un po' più potentini. Che vedevo di le palette Sleek, le conoscete tutti, costano 10 euro, 12 colori, belli, potenti, adesso non hanno più, queste sono vecchie, si vede, perché c'è la cialdina e con la retina, e spolverano le cifra. Quelle nuove senza retina hanno spolvere. Comunque sono favolose, veramente un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Quindi, belle, ci piacciono. Ah, mi sono scordata per quanto riguarda il viso, ogni tanto, quando me lo ricordo, uso questo, che ancora non è finito. È il di Clarin, il Beauty Flash Balm. Si vedeva qualcosa, boh, io sto fa così la boh, non so perché ultimamente fa così, cioè, avrò toccato qualcosa che mi fa un po' rimbecillare la fotocamera, comunque la webcam, e niente, non mi pare niente di che. Andiamo avanti. Sopracciglia, che stupida, non l'ho portata, le ho riempite con un colore di Inglot, colore in polvere, penso sia il 360 matte, non sono sicura del colore, lo scrivo sotto, da qualche parte aggiungo una lignetta, e poi le ho fissate o con questo qui della Guerrilla Gardening, l'Eyebrow Mascara 01 Garden Girls, che è quello più chiaretto, che tra l'altro, allora, questo prodotto l'ho scoperto grazie a Drama Makeup,
lei ha quello scuro. E qui nella profumeria vicino casa, che hanno la Essence, ancora ci sono questi prodotti. Li hanno messi tutti in una cestona per darli via, e ci sono ancora sia questo che quello scuro. Sono un po' tentata. Se no, ho usato la lacca, questa qui della Benefit, la Shellac, che non è più in commercio da secoli. E siamo arrivati qui, ragazzi. Sta per finire. Matita occhi sempre solo lei. Questa è della Essence, della collezione vecchissima Ready for Boarding, mi pare dell'estate del 2012, se non sbaglio. E uso sempre solo la parte chiara. Questa l'ho usata qualche volta, è spettacolare anche questa, ma quella chiara proprio mi piace assai, illumina molto. Non è color, non è un color burro. No, è un color pelle bianchiccia, morticcia. Sì. Mascara del mese, questi due. Questo l'ho proprio resuscitata alla grande. Poi uno dice, non dovete i mascara dopo 6 mesi vanno buttati, i prodotti scaduti. Io so proprio l'anticristo del make-up. Questo non lo so da quanti anni che ce l'ho. Ancora funziona, non puzza, è liquido, non mi fa bruciare gli occhi, quindi l'ho ritirato fuori. Ricordo che all'inizio mi piaceva tantissimo, ma penso che fosse perché lo usavo come top coat. Usato così come base non è niente di speciale. Questo, che ho detto best corna di lui all'inizio appena comprato, invece mi piace molto di più. I mascara secchi mi piacciono proprio tanto, cioè a me più secco più mi piace, proprio devi grattare le ciglia, proprio fai mi piace. Risultato veramente 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 bello, mi piace perché me lo incurva, anche perché è tosto, quindi io le piego già così senza usare piegaciglia né niente. Non lo ricompro perché c'è una cifra di cose di mascara da provare, e quello che voglio provare è quando ritornerà l'offerta, sperando di aver smaltito qualche mascara, sarà il sempre di Kiko, l'Ultra Tech, il curve. Infine, per le labbra, che non è questo che ho oggi, questa di NARS è il Velvet Matte Lip Pencil Sex Machine. Io questo l'ho presa su Depop, essendo una velvet matte, io pensavo, mi aspettavo una durata maggiore. La uso spesso perché è una specie di My Lips But Better. Ringrazio il fatto di averla presa su Depop a pochi euro, mangiamo di euro per meglio, a pochi euro, ma mi piace, per carità, però a prezzo pieno io non la comprerei, cioè sapendo adesso com'è non li comprerei mai a prezzo pieno. Qualche altro colore, se lo ritrovo a un buon prezzo su Depop, sì, ma a prezzo pieno, ripeto, no. Bel colore, per carità, però finito. Vi voglio dire anche che ho finito di leggere il libro Zigzag di Somoza. Ma sto libro, io lo so che qui c'è qualcuno che legge libri e quindi esiste sto libro in italiano, perché io quando lo cerco a me dà solamente risultati in spagnolo, ma perché è proprio impostato così, cioè se io vado su google.it pure mi trova cose in spagnolo, capisce dov'è, capito, lui lo sa che sto in spagnolo, quindi dice ma ti serve quello, poi invece quando cerco cose in spagnolo mi dice cose in italiano. Comunque, se esiste Zigzag fatemelo sapere, se qualcuno l'ha mai letto. Smalto, levati, adesso lo inizierò a togliere a scaglie. Vabbè, basta, al prossimo mese e al prossimo video, spero presto. Ciao ciao.